Questo programma è offerto da I carabinieri di Cefalù hanno arrestato il 29enne Gianmario Alessandro Muratore, cameriere di origine catanese, ma residente nella cittadina normanna. In occasione di un controllo dell'autovettura del giovane, avvenuto nel pomeriggio scorso, i militari gli hanno trovato indosso una dose di hashish e due di marijuana. I carabinieri hanno così deciso di estendere la perquisizione per la ricerca di sostanza stupefacente all'abitazione del cameriere, dove sono stati ritrovati, anche se ben nascosti, altri 140 grammi di hashish, di cui 4 dosi già confezionate e pronte per la cessione a terzi. I sospetti dei militari che la droga detenuta dall'uomo potesse essere destinata allo spaccio sono stati infine confermati dal rinvenimento all'interno dell'abitazione di vario materiale per la preparazione ed il confezionamento della sostanza stupefacente. Sono dunque scattate le manette per il 29enne. L'arresto è stato convalidato e il Muratore è stato processato per direttissima. Il giorno successivo al cameriere catanese è stata applicata la pena, poi sospesa di mesi 8 di reclusione e una multa di 1000 euro. Una vera e propria tragedia ieri mattina a Palermo, dove una donna di 47 anni, Rosa Civiletti, è deceduta dopo essere caduta dal balcone della propria abitazione, situata in via Giuseppe Mancini, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. La donna, secondo una prima ricostruzione, è volata giù mentre stava pulendo un condizionatore. La casalinga è morta sul colpo. A nulla, infatti, è servito l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Intanto, tutto il villaggio si è stretto intorno alla famiglia della donna. Ancora sotto shock il marito, che tornando a casa dopo la consueta passeggiata con il cane, ha trovato il corpo della moglie steso sul marciapiede privo di vita. La donna lascia anche un figlio di 22 anni. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto l'appello della Procura, dando ragione ai PM sulla richiesta di misura cautelare nei confronti dell'avvocato Annalisa Vullo, accusata di favoreggiamento. Adesso a pronunciarsi sarà la Cassazione. L'avvocato Vullo fu coinvolto nell'operazione a settembre scorso per aver favorito il boss Angelo Antonio Pipitone, suo cliente, ma il GIP non aveva ritenuto che ci fossero i presupposti per la misura cautelare. Il riferimento è uno dei tanti accertamenti eseguiti dai militari sugli immobili della nota rotonda dello svincolo autostradale di Carini, già sottoposti a sequestro nell'estate 2003 per violazione della normativa a tutela dell'ambiente. Ma la professionista si sarebbe spinta oltre, secondo l'accusa, interessandosi per conto dei Pipitone al recupero di alcune somme derivanti dalla vendita di una villa a Mondello fittiziamente intestata a un presunto prestanome. L'avvocato avrebbe effettuato pressioni sugli intestatari fittizi e i cessionari della villa a Mondello, arrivando a registrare le conversazioni per permettere a Pipitone di ritornare in possesso delle somme. Lego. 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 Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, Le Voci del Mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i 5 finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale Le Voci del Mare. Non mancate. You sexy, sexy dancer.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Un'area di circa 2000 metri quadrati è stata sequestrata dagli agenti del NOPA. Si tratta di una discarica abusiva ubicata all'interno del parco fluviale dell'Oreto. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'area in questione grazie alla tecnologia di Google Earth. La zona in questione è stata così disboscata per facilitare lo scarico di materiale edile di scarto e il titolare dell'attività, un 58enne, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per reati ambientali. La Tari, la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce Tarsu e Tares, contempla due categorie, domestica e non domestica o commerciale. I moduli per il pagamento della Tari sono stati inviati da parte del comune di Ficarazzi soltanto il 29 ottobre scorso. Infastiditi cittadini si chiedono se questi moduli arriveranno mai per tempo, prima dello scadere dei termini previsti. In caso di mancato pagamento potrebbe verificarsi una sanzione pecuniaria che i cittadini di Ficarazzi si rifiutano di pagare. Comunque vada, gli utenti avranno 20 giorni di tempo dal ricevimento della stessa per effettuare il pagamento della prima rata. Sentiamo adesso cosa ne pensano i cittadini. Un po' cara però è arrivata. Sento che un nucleo familiare piccolo, composto da 3 persone, è tantissimo. Quindi nessuna polemica al riguardo? No, tante polemiche. Perché? Cosa è successo? Innanzitutto perché il servizio credo che non sia proprio efficiente, cioè a livello si vedono sacchetti appesi ovunque, raccolti tardi o lasciati anche appesi dappertutto. E poi perché è troppo cara come tassa, troppo veramente cara. Vergogna, un figlio che non lavora da 3 anni, 400, ci se non è pagato, 400 è rotte. E lei cosa pensa sul servizio? Che fanno? Non me la faccia dire questa parola, per favore. Tutto questo possiamo dire, che pagamo troppo assai. E non avevamo più, non avevamo più piccolo neanche per mangiare. 860 euro. Ho capito. L'ha pagata? No, ancora no. Ha intenzione di pagarla? Sul momento no. Come mai? Perché c'è una crisi enorme per ora. E invece sul servizio Tari cosa ha da dire? Ma per questo non ci possiamo lamentare. Il paese, è pulito. Se sì, potessero interessare per fare il strade, per sistemare che c'è forza come si può camminare. Ma come spazzatura, onestamente, una parte di cose giuste. No, mi è arrivata ieri con un giorno di ritardo. Diciamo che il pagamento doveva essere effettuato ieri stesso. Sui rifiuti non abbiamo, diciamo, tanta... Per buttare i rifiuti dobbiamo girare un po', non abbiamo vicino casa. Ma non le vengono a prendere sotto casa? Sotto casa mia no. Dove abita? In via Ugo d'Amalfa. Sì, l'ho pagata, la Tari come giusto come ogni cittadino paga le tasse. Mi è sembrato un po' caruccia perché rispetto agli altri comuni hanno forse un'aliquota minore e quindi si poteva fare ancora qualcosa di meno. Quanto ammontava? Per la mia abitazione sulle 100 euro. Mi è sembrata come se fosse una ICI trasformata a Tari. Prima io facevo la differenziale, mi prendevo i cartoni, li mettevo tutte da parte, le bottiglie e il servizio mi sembrava una cosa buona, però ho visto che questo servizio l'hanno levato e mi hanno aumentato l'immondizia, che non solo inquinano di più il paese o dove la vanno a buttare l'immondizia, ma nel frattempo però fanno anche un danno nelle tasche dei cittadini. La Tari sull'immondizia l'ha pagata? La voglio pagare perché onestamente l'immondizia, cioè il servizio viene fatto giornaliero e l'acqua è giornaliera, cosa positiva in questo. Le cose negative sono, per esempio, qua abbiamo i contenitori distanti uno dall'altro, quando ce ne esisteva un altro nelle vicinanze. Siamo gente anziana, di una certa età. Qua... Diciamo che la strada è abbastanza pericolosa, soprattutto la notte. La strada è pericolosa, poi gli orari sono quelli che sono. E succede che capita di sera, a fare 200 metri, ci rischia la pelle perché mancano i marciapiedi, sia a destra che a sinistra. Questa Tari, l'è arrivata? Tari, l'è arrivata? Ora no. Ma ci sono altre persone che hanno arrivato 700, 400, 200. Ma come dobbiamo fare? Non mangiamo e paghiamo le tasse. È troppo eccessivo, cioè non lavora nessuno, una che ha una minima pensione. Ma come fa a pagare tutte queste cose?
dice Gesù che quello che è di Cesare è di Cesare e quello che è di Dio, giusto? Però si pagano le tasse, è giusto di pagarle, però non così eccessive. Dopo le varie dimissioni che avevano costretto al quasi azzeramento della giunta del sindaco Burafato dei Termini Imerese, ora la nuova formazione governativa è pronta a mettersi all'opera. I nuovi nominati sono 4 assessori, tra cui 3 uomini e una donna. Si tratta di Donatella Battaglia, assessore alle politiche culturali, istruzione e partecipazione civica, Paolo Cecchetti, che sarà assessore al turismo, spettacolo e patrimonio, Vincenzo Ingrassia, assessore al bilancio e finanze, e infine Lelio Minasola, che sarà assessore alla vivibilità, ville e giardini. La nuova giunta municipale, osserva il sindaco Burafato, è una squadra coesa e competente che mi accompagnerà nei prossimi anni e che sarà chiamata ad un grande impegno. Impegno che assieme alle forze politiche che mi sostengono in consiglio comunale dovrà far fronte ai bisogni e alle istanze dei cittadini e sarà oggetto e soggetto di valutazioni periodiche e costanti nel rispetto della coerenza con il programma di governo. Ha concluso così il soddisfatto primo cittadino termitano. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Era presente anche il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, accompagnato dal responsabile d'ufficio beni confiscati Cosimo Tantillo, alla consegna dei 530 beni confiscati alla criminalità organizzata che si è svolta a Palermo presso l'hotel San Paolo Palace, struttura interamente confiscata alla criminalità. Erano presenti, oltre al sindaco, il ministro dell'Interno Angelino Alfano, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il responsabile dell'Agenzia per i beni confiscati e sequestrati, prefetto Umberto Postiglione. Al sindaco della città delle Ville sono stati consegnati dall'agenzia 19 locali che erano stati sequestrati a Francesco Bruno e Simone Castello e per i quali l'attuale amministrazione e quella precedente avevano manifestato interesse all'acquisizione per usi utili alla collettività. Tutti questi immobili e terreni avranno diverse destinazioni d'uso utili alla collettività. Alcuni diventeranno aree per supplire all'emergenza abitativa, altri saranno aree sportive, altri ancora diverranno case famiglie e centri alloggio, diversi saranno quelli per cui è prevista la trasformazione in uffici comunali anche per risparmiare sui fitti, e ancora magazzini, autorimesse comunali e archivio comunale e museale. Non ci attendevamo la consegna anche degli immobili sequestrati a Castelle, per i quali la manifestazione di interesse è recentissima, spiega il sindaco Cinque. I beni confiscati alla criminalità organizzata verranno utilizzati per la comunità e per fare nascere da quelle strutture luoghi dove si svolgeranno attività sociali al servizio del territorio e per rispondere alle esigenze abitative e sociali. Tale uso sarà di esempio non solo per rafforzare e accrescere la cultura della legalità, ma auspichiamo che possa creare opportunità di lavoro attraverso la creazione di centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione. Anche quest'anno per l'estate di San Martino si apriranno ai visitatori le porte delle cantine storiche di Sirignano, nel cuore delle strade del vino DOC Alcamo e DOC Monreale. Dopo un'estate calda, prepariamoci ad un autunno ricco di sorprese e sapori.
Presso le cantine storiche di Sirignano, domenica 16 novembre, sarà possibile effettuare l'interessante percorso in cantina per conoscere le tecniche di produzione dei vini bianchi, ma soprattutto rossi. L'affascinante percorso in cantina si completerà con il giro in trattore, tempo permettendo, all'interno della vigna, per osservare da vicino i filari delle varietà tardive e non ancora vendemmiate. All'interno della corte del Baglio verranno inoltre allestiti dei banchi da degustazione, dove poter assaggiare i vini biologici dei Marchesi De Gregorio. Questo programma è stato offerto da saluto a tutti gli amici ed amiche del meteo.it, previsioni per venerdì 31 ottobre 2014. Alta pressione che prosegue la conquista del nostro paese, ultime piogge sulla Calabria e sud Sicilia. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo locali foschie o nebbie anche fitte sulla pianura centrale ed occidentale. Al centro insiste una certa nuvolosità sui versanti adriatici, specie sull'Abruzzo, ma senza fenomeni associati, sole prevalente sul resto delle regioni. Raggiungiamo il sud dove le nubi coprono maggiormente la Calabria ionica e il sud della regione con piogge deboli che vanno però esaurendosi, qualche piovasco anche sulla Sicilia, specie coste settentrionali e poi ragusano. I venti soffiano tutti dai quadranti settentrionali, generalmente deboli ma moderati sul basso Adriatico Ionio. Temperature minime tra i 5 e gli 11 gradi al nord, 4-12 gradi al centro e 4-16 gradi al sud. Durante il giorno ci attendiamo 12-22 gradi al nord, 14-20 gradi al centro e al sud. Carissimi, un caro saluto da ilmeteo.it, dove il tempo è sempre a portata di click. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 31 ottobre, si ricorda San Quintino. Il nome Quintino deriva dal latino quintus e significa il quinto nato. Dice il proverbio, se ottobre è solaiolo, novembre è fungaiolo. Sono nati oggi Helmut Newton, Marco Van Basten, Amanda Sandrelli. Il 31 ottobre 1892 Arthur Conan Doyle pubblica Le avventure di Sherlock Holmes, la prima raccolta di storie del celebre detective che rese famoso lo scrittore scozzese. Nel 1970 la teleselezione telefonica è estesa a tutta Italia. Da quel giorno fu possibile chiamare qualsiasi numero telefonico semplicemente anteponendo il prefisso senza dover più passare dal centralino centrale. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 31 ottobre. Ariete, le tensioni si sciolgono e qualche grana si risolve. Finalmente potete concedervi un po' di riposo. Avete un gran bisogno di rilassarvi. Regalatevi un po' di tempo libero e fatevi venire un'idea per trascorrerlo come più desiderate. Toro, questa luna in acquario per voi non è il massimo. Vi rende sfuggenti, vi confonde le idee e potrebbe trasmettervi anche un po' di gelosia. Provate a distrarvi organizzando qualcosa di piacevole e divertente in compagnia dei vostri amici. Gemelli, buon umore e allegria oggi vi si leggono in faccia. Finalmente trovate il modo di risolvere, o almeno di alleggerire, le tensioni in famiglia.
Volete festeggiare come si conviene la soluzione dei vostri problemi? Gli amici servono anche a questo. Cancro, giornata un po' sottotono, caratterizzata da uno stato d'animo malinconico e silenzioso. Il desiderio di isolarvi da tutto e da tutti è molto forte. Gli alti e bassi sono fisiologici, è inutile, controproducente innervosirsi, meglio reagire. Leone, alle prese con dei conti che non tornano, non sapete quale strada seguire per uscire dall'impasse. Il guaio è che non accettate consigli, urge un bagno di umiltà che vi permetta di far intervenire chi, in materia, la sa più lunga di voi. Vergine, muovetevi con molta cautela se non volete mettervi nei guai e soprattutto evitate di seguire l'istinto. Al momento non è un buon consigliere. Sbalzi di umore e sbadataggine sono i vostri attuali nemici. Fronteggiateli con calma e lucidità. Bilancia, la vostra saggezza fa sì che siate ricercati da amici e conoscenti. Chi vi chiede un consiglio, chi un appoggio e voi avete un sorriso per tutti. Non sapete dire di no e spesso sottraete tempo a voi stessi per dare una mano a chi vi chiede aiuto. Scorpione, la luna si trasferisce in acquario, avviando un'avversa quadratura al segno e pensa bene anche di mettere i bastoni tra le ruote a Sole e Venere. Irritabili e corto di energie, non sarete in grado di tenere fede alla vostra odierna tabella di marcia. Sagittario, finalmente potete lasciarvi alle spalle buona parte delle grane di lavoro che in quest'ultimo periodo hanno appesantito le vostre giornate. Merito del favorevole passaggio della luna nella fine segno dell'acquario, che vi chiarisce le idee. Capricorno, lasciatevi trascinare e abbandonatevi alla compagnia coinvolgente e rilassante degli amici. Staccare la spina per un po' non può che farvi bene. Meno seri e rigidi del solito, ne acquistate in simpatia e benessere. Imparate ad essere più socievoli. Acquario, influssi planetari contrastanti interessano la Luna, da oggi nel segno. Sole, Venere e Saturno parlano un linguaggio di difficile comprensione. Irritabili e confusi, sarete poco socievoli, anche se sarebbe utile frequentare gli amici per distrarvi un po'. Pesci, la Luna si allontana dal segno, ma voi continuate a viaggiare alla grande. Merito degli eccellenti aspetti di Venere, Marte e Saturno. Ottimisti e di buon umore, vi circondate di piacevoli e allegre compagnie, puntando su svago e relax.